Allora Marco, sei stato dopo il seguito a quel gesto eclatante, so che il sindaco insomma, ha lavorato per te, mi sembra che un po' di soddisfazione ti sia stata data, cosa ci racconti, cosa è successo? Beh, volevo innanzitutto ringraziare tutti coloro che a vario titolo mi hanno voluto dimostrare la loro solidarietà. Ringrazio anche il sindaco che si è comunque attivato e ha cercato di trovare una soluzione che sia il più possibile condivisa da entrambe le parti. Sicuramente non è una soluzione che mi soddisfa o che mi tutela pieno, però c'è sicuramente la volontà di venire incontro e di considerare anche la mia posizione. Ringrazio anche il comitato che nonostante tutto ha dimostrato di volermi venire incontro, perché tanto poco ha cercato di... è stato alla mediazione, ha fatto la parte... Se non sbaglio il problema grosso, scusa se ti interrompo Marco, il problema grosso era che ti volevano far chiudere l'attività alle 8 della sera in pratica, sì, giusto? Sì, 8:30. Invece adesso? Adesso dovrei chiudere alle 11 per i giorni feriali e a mezzanotte per il venerdì, sabato, domenica. Insomma dai, un bel passo avanti. È un passo avanti, sicuramente sempre penalizzante per la mia attività, cercheremo di trovare una soluzione, insomma... Vedremo cosa fare. Innanzitutto ringrazio tutti coloro che mi sostengono in Facebook, che vedo che c'è tanta gente che questa piccolissima attività produttiva è interessata e quindi vuol dire che qualcosa di buono in tutti questi anni abbiamo fatto. Bene Marco, grazie. Grazie a voi.